Ciao ragazze, allora, dove eravamo rimasti? Allora, praticamente Zen Journal è finito. L'unica cosa che volevo aggiungere per fare un attimo una cosa diversa era il sacchettino che lo contiene. Allora, io di solito li metto sempre in una sacchetta piuttosto che nella busta di plastica, come vi ho fatto vedere in altri video. In questo caso, siccome che ho questo sacchettino, che non so da dove viene, penso dal brico, non lo so, però boh, è proprio nudo, diciamo, e quindi va benissimo perché ci azzecca anche con i colori, per cui secondo me messo qua dentro sta molto bene. L'unica cosa è che non terrò queste maniglie perché poi nella scatola della spedizione non ci sta e quindi le devo andare a togliere. Quindi io adesso ho già fatto un segnetto qua, dove mi indica dove andare a fare il taglio. Allora, vediamo se ce la faccio perché questi cosi sono un po' grossi. Boh, proviamo. Ho il mio solito taglierino. Aspetta che lo metto dritto. Boh, proviamo a vedere se ce la faccio senza fare disastri. Quasi, ecco, sì, ce l'ho fatta. Allora, ok, quindi primissima cosa, ho tagliato dalla misura che mi serve. Allora, quindi qui davanti, allora, vedete che c'è questa piega naturale, nel senso che era già così, quindi la mia decorazione dovrà stare in questo punto qua. Allora, io ho già preparato qualcosa perché altrimenti il video mi viene troppo lungo. Allora, questa è un'immagine che vi ho caricato su Facebook, quindi ce l'avete anche voi. Poi ho strappato il mio solito le mie solite pagine del libro tedesco. Sono due pezzi perché altrimenti non ci stava tutta l'immagine. Quindi ho tagliato, ho strappato, anzi in questo caso, in modo che straburdi, diciamo così, di almeno un 4-5 mm circa, e poi sono andata a scoprire i soliti bordi. Quindi qua andrò a dare un goccio di colla. Allora, vediamo un po'. Quindi bene sui bordi. Boh, allora, questo è il primo pezzo. Poi ho preso anche un pezzo di carta da forno, quella che ho usato per stendere la carta che ho cuociato nel caffè, quella che ho usato per le tag, per intenderci, se avete visto uno dei vecchi video. Quindi attaccherò questo qui, qua nel mezzo. Molto semplice, però secondo me è quella cosina in più che, se ad esempio fate un regalo, è carino, insomma. Quindi anche la confezione ha la sua importanza, secondo me. Allora, quindi vado a appiccicare nel mezzo. Bene.
Ok, già così secondo me è carino, cioè messo qua sopra. Poi è carino perché c'è scritto B Journal, quindi è c'è zicca insomma. La cosa che aggiungo in più è il cheesecloth che ho già sfrangiato. Voi potete usare anche una garza oppure non usare niente perché comunque sta bene lo stesso. Allora, aspetta che lo centro, perché in questi casi, siccome che tanto la colla trapassa, si può stendere il cheesecloth così, cioè lo metti in un modo che ti vada bene, magari un po' più in giù. Vediamo. Sì, ok. Quindi lo posizioni, siccome che è traforato, la colla non la vado a mettere direttamente qui, ma la vado a mettere sopra la mia immagine, cioè tutto qua dietro, perché tanto poi trapassa, se no se lo faccio qui mi si mi si svergola tutto insomma, quindi meglio di no. Bene. Qui eventualmente andrebbe bene anche il biadesivo, però facciamo così. Boh. Adesso prendo il mio cartoncino, ecco, te pareva, aiuto, aspetta, mi si è incollato il dito. Allora, rimettiamolo giusto. Qua devo lasciare lo spazio per il nastro, quindi magari faccio un po' così. Va bene. E poi prendo la mia immagine, sto attenta che sia dalla parte corretta, e lo vado a posizionare. Più o meno al centro. Ok, quando vedete che va bene, andate a premere. Ok, aspetta che mi sono tutta incollata. Aspetta, aiuto. Ok, allora adesso per fare i laccetti, visto che ho tirato via questi qua che erano rigidi, andrò a fare 4 buchi, 2 di qua e 2 dietro, e aggiungerò un nastro, oppure si può anche incollare, però secondo me si fa prima a fare 2 buchi. Oddio, scusate, aiuto. Allora, quindi io userò la Crocodile, però se avete quei cosi che vi fanno i buchi singoli van benissimo, costano 2-3 euro in cartoleria, va bene. Allora qua andrò un po' alla carlona, penso, come al solito. Allora qui ho 2 cose, per quello vado a mettere qua, ma sì. Allora dovrebbe essere, spostiamo un po' il cheesecloth. Allora qua la cosa carina che ha il coso, come si chiama, il distanziatore, cioè lo posso regolare in modo che lo faccio giusto sia di qua che di là, ok, come lunghezza dal bordo, non so se mi sono spiegata, spero di sì, vabbè, comunque proviamo. Allora, quindi lo farò qua e poi lo farò dall'altra parte. Adesso mi sto regolando con i come si chiamano, con i cordoncini che c'erano prima, quindi vi faccio vedere. Vedete che ci sono i rimasugli qua, qui e qui, quindi semplicemente sono andata in parte a quei buchi lì per fare una roba più o meno giusta, altrimenti usate matita e quant'altro
e fate le cose corrette, però insomma non c'è bisogno in questo caso di stare, di essere precisissimi, viene bene lo stesso, anzi. Ok, allora adesso andiamo ad aggiungere un nastro. Allora, potrebbe essere sempre il Sari Silk che richiama il nastro che ho usato qua, però siccome che non ne ho tantissimo, non so se ce la faccio usarlo, se no volevo usare questo qua che è un raso normale, ma proviamo col raso normale, va. Vediamo se viene una cosa carina, tengo questo, se no provo a farci stare quell'altro, però allora aspetta, no, facciamo così, allora lo infilo da dentro, poi esco dall'altra parte, allora qua ci sono due modi, aspetta che prima infilo poi vi spiego. Allora, una volta che decido la mia lunghezza, che potrebbe essere questa qua, allora posso fare o un nodo qui e un nodo qua, vediamo se si vede, giusto? O un nodo qui o un nodo qua, quindi taglio, oppure faccio un nodo da dentro e penso che farò così perché, essendo un po' sottile questo qua, ho paura che il nodino, che nodo faccio, è troppo, come si dice, è troppo sottile questo nastro qua. Allora, le forbici. Quindi, guardo la distanza che mi piace, questa qui, e poi faccio un nodo che rimane all'interno, quindi tanto non si vede, insomma. Vediamo. Magari tiro un po' di più. Sì. Allora, vedete come viene? C'è un nodino dentro. Adesso io questo qui lo posso anche tenere così, che tanto secondo me è anche carino, volendo. Se no, do un goccio di colla e poi taglio. Quindi faccio la stessa cosa dietro. Quindi esco da qua. Rientro di là, quindi qua se avete delle buste da riciclare è una cosa in più carina. Quindi tagliate, adesso andate a vedere più o meno la lunghezza che sia uguale e poi si fa il nodo dentro. Oddio. Aiuto. Aspetta, vediamo se è giusto. Sì, più o meno sì. Allora, mettete un dito nel mezzo. Oh. Sì, ok. Ecco qua. Allora, poi qui si può attaccare una piccola tag, volendo. Adesso non ce l'ho qua sotto mano, quindi niente. Però, secondo me, sì, magari questi qua li mettiamo dentro, pure li taglio un po'. Là.
vedete come viene, e poi possiamo andare a mettere dentro il junk journal. Ecco qua, poi mettete a posto le frange, basta, niente di che, però secondo me è una cosa carina. Poi sotto eventualmente si può aggiungere qualcosa, però siccome che tanto io lo andrò a piegare, non volevo caricarlo in questa parte perché poi piegandolo si rovina tutto, va bene, quindi lo terrò così. Niente, brevissimo tutorial, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere come al solito nei commenti e alla prossima ragazzi, un bacione.